Sempre più complicato il caso dei corsi di laurea in medicina tenuti alla Core di Enna in collaborazione con una università romena. I corsi non sono riconosciuti, scompare parte della documentazione. Oggi sequestrate le aule destinate agli studenti, 5 indagati. Nel testo in discussione alla Camera entra una norma che porta il nome dell'ex presidente dei beni confiscati di Palermo, Silvana Saguto. Adesso sotto inchiesta sarà vietato affidare incarichi non solo a familiari e parenti sino al quarto grado, ma anche a semplici amici. Scoperta per caso dopo oltre un secolo, diventata attrazione di turisti e non solo, la Camera delle Meraviglie di Palermo adesso diventa un documentario del regista Salvatore Militello, il video presentato anche all'Expo. Primo giorno di lavoro per Davide Ballardini, tornato dopo 6 anni sulla panchina del Palermo. Per il presidente Zamperini era ormai inevitabile l'esonero di Beppe Iachini. Si ripartirà da un nuovo sistema di gioco puntando tutto su Alberto Gilardino. Buongiorno, benvenuti al TG Med. Sono questi i titoli principali del nostro giornale. Come sempre, subito dopo la pubblicità, tutte le notizie e i servizi. A tra poco. Non funziona il decoder. Centro del telecomando. Non si apre più il cancello. Centro del telecomando. Lo smartphone e il tablet ti sono caduti in acqua. Centro del telecomando. Si bloccano i tasti del climatizzatore. Centro del telecomando. Vuoi recuperare i dati del tuo cellulare? Centro del telecomando. Troppi telecomandi? Meglio uno solo più piccolo. Centro del telecomando. Da 50 anni, soluzioni veloci ed economiche. Riparazioni, duplicazioni, sostituzioni chiavi e radiocomandi anche codificati. Devi cambiare a vista e cover della chiave della tua auto? Semplice! Centro del telecomando. A Palermo, via Tommaso Gargallo 14, tra via Libertà e via Marchese di Villa Bianca. Info 091 30 29 40. Demma vi aspetta a Palermo in via Eugenio Lemiro 5 e in via Zappalà 47. Passeggino Buggy Slim 49,90€. Plasmon Pastina 1,30€. Plasmon Cereali 2,29€. Nipiol Carne 1,59€. Trudi Salviette 1,30€. Lettino Campeggio 29,90€. Chicco Sterilizzatore Home 24,90€. Chicco Pannolini 3,95€. Demma, abbiamo i prodotti per il tuo bambino ai prezzi più bassi della città. La Termogiolli Illuminazione, azienda leader da oltre 40 anni a Carini, presenta l'Elettrica Carinese, che da anni si occupa del settore elettrico. Apre il nuovo reparto di materiale idraulico, oltre ad un fornitissimo reparto di illuminazione per interni ed esterni. Vi aspettiamo a Carini, all'interno del palazzo della Termogiolli, strada statale 113. Aperti da lunedì al sabato pomeriggio, dalle 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. Per info 091 893 3035. On your hand. On your heart. Continua la serie dei robot su TRM 13, da lunedì a sabato, alle ore 13.45 e alle ore 19.55. E allora si complica, come avete sentito dal nostro titolo, il caso dei corsi di medicina dell'Università Core di Enna in collaborazione con un ateneo della Romania. Sono stati sequestrati questa mattina i locali dell'ospedale Umberto I, dove si svolgono i corsi in lingua rumena necessari ai test d'ingresso per la facoltà di medicina e delle professioni mediche. I corsi non sono mai stati protocollati e non trovano alcun raffronto legale, in quanto non esistono gli atti. Il commissario pro tempore dell'ASP, Giuseppe Termine, aveva siglato un protocollo che prevedeva la consegna di 28 stanze adibite ad aule. Sono 54 gli studenti iscritti che hanno già versato la prima rata dei 2.200 euro necessari per il corso. Dopo il blitz di questa mattina però le aule sono rimaste vuote. 5 le persone indagate dalla procura di Enna. Tra di esse c'è l'ex parlamentare del PD Mirello Crisafulli, ora presidente di Acqua Enna, Franz Bruno, Filippo Cancarè, presidente commerciale della Federconsumer
consumatori e l'ex sindaco di Centuri per Giuseppe Arena. Le indagini sono state condotte dalla Guardia di Finanza. Le ipotesi di reato sono abuso di ufficio e invasione di edificio pubblico. Sulla validità dei corsi realizzati in collaborazione con una università della Romania si è già espresso negativamente anche il Ministero dell'Istruzione. Nessun accordo è stato stipulato, i corsi pertanto non sono validi. Adesso siamo alla politica. L'Assemblea regionale ha deciso l'annullamento del voto previsto per il 29 novembre, il voto per eleggere i sindaci delle città metropolitane. I commissari resteranno quindi in carica sino a giugno 2016. Intanto il presidente dell'ARS Ardizzone ha dichiarato, e questa è una notizia certamente negativa, che l'esercizio provvisorio del prossimo bilancio durerà sino al 30 aprile. Da Roma ancora non c'è un accordo sull'aiuto finanziario per l'enorme buco in bilancio della regione. Sentiamo Ambra Drago. Salta la data del 29 novembre, inizialmente prevista per l'elezione dei sindaci delle città metropolitane. Il pasticcio e la riforma sull'ex provincia si è risolto così con un passo indietro. Oltre all'elezione annullata, è stata prevista ieri, durante la seduta di Sala d'Ercole, la proroga dei commissari fino al 30 giugno 2016. Il testo tornerà in prima commissione dopo la precedente impugnativa di Palazzo Chigi, con la quale era stato chiesto di riscrivere la legge. Rimane ancora un nodo da sciogliere, la coincidenza tra la carica di sindaco delle città metropolitana e sindaco del capoluogo. Questo passaggio ha già scatenato l'ira dei giorni scorsi del presidente dell'ANCI Sicilia, sindaco di Palermo Leo Luca Orlando, che ha dichiarato: il testo arrivato in aula è identico a quello già scritto ad agosto e che prevedeva il divieto di candidatura per quei sindaci il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data di scioglimento delle elezioni, come nel caso appunto dei primi cittadini di Catania e Palermo. E qui si è consumato l'ennesimo scontro Crocetta-Orlando. Questo non sarà l'unica difficoltà che dovrà superare l'appena insediato quarto governo regionale, perché rimane ancora aperta la partita che si giocherà a Roma sull'arrivo di fondi per coprire una finanziaria che, secondo il presidente Ardizzone, sarà approvata entro il prossimo 30 aprile. Ma di fatto nessun documento contabile gira per i corridoi dell'ARS e della Commissione Bilancio, e senza i 2 miliardi che Palazzo d'Orléans sperava di ottenere da Roma, fare una finanziaria regionale sarà durissima, facendo intravedere fin da ora una possibile proroga all'esercizio provvisorio. Andiamo subito sui siti, questa volta siamo sul sito di Repubblica Palermo. Istigazione alla corruzione, sospesa la super burocrate della regione, nuova indagine sulla formazione professionale, ce ne siamo occupati diffusamente in queste settimane. Anna Rosa Corsello, la vedete in quell'immagine, avrebbe chiesto di assumere 7 persone in un ente accreditato. Questa è la notizia riportata da Repubblica e la approfondiremo durante le prossime edizioni del nostro giornale. Adesso torniamo invece alla cronaca. È stata bruciata l'auto di Gianluca Calì, l'imprenditore bagarese che aveva denunciato più volte i propri estortori. L'episodio sarebbe legato agli arresti dello scorso 2 novembre, arresti che hanno coinvolto ben 22 persone che chiedevano il pizzo anche da più di 20 anni proprio nell'area di Bagheria. Stefania Scordio. È stata data alle fiamme nella notte tra sabato e domenica l'auto di Gianluca Calì, uno dei 36 imprenditori che a Bagheria avevano denunciato i propri estortori, portando lo scorso 2 novembre all'arresto di 22 persone. Si trattava di una fitta rete di racket che operava, in alcuni casi, fin dai tempi della lira e che non risparmiava nessun settore, dalle edilizie ai centri scommesse, dalle pescherie all'abbigliamento. Calì non è nuovo a questo tipo di eventi. Ad aprile erano state rubate 2 auto dalla sua concessionaria, trovate poi bruciate nel Nisseno. L'imprenditore, già noto per altre denunce al pizzo, era stato di recente protagonista di uno degli ultimi servizi di Giulio Golia nel programma televisivo di Italia 1, Le Iene. Il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, nonché componente della commissione antimafia Giarrusso, ha annunciato che solleciterà la prefettura di Palermo ad adottare strumenti adeguati alla protezione di Calì, sottolineando che in passato la situazione era stata sottovalutata, dato che non era stata fornita all'imprenditore alcuna protezione dopo le diverse denunce. Ancora un pedone investito e ferito a Palermo da un pirata della strada che si è dato alla fuga. L'incidente si è verificato ieri sera, poco dopo le 20, in corso Calatafimi, nella zona dell'ospedale in Grassia, dove un uomo è stato travolto da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Trasportato al policlinico ha riportato alcuni traumi. Adesso la polizia municipale sta cercando di risalire all'auto pirata attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza di alcuni negozi della zona.
zona. Ci sarebbero anche alcuni testimoni. Intanto in queste immagini realizzate dalla nostra troupe questa mattina vedete il luogo dell'incidente e i segni dei rilievi della Polizia Municipale. Resta il divieto di utilizzare l'acqua per fini potabili nei 13 comuni della provincia di Enna interessati dalla sospensione del depuratore dell'Ancipa. Da ieri l'acqua è tornata a scorrere in quasi tutte le zone. L'ASP ha effettuato i primi campionamenti nei comuni di Nicosia e di Cerami. Intanto i supermercati sono stati presi d'assalto per acquistare acqua minerale. Alcuni ristoranti sono stati chiusi, altri invece sono stati costretti a lavorare proprio con l'acqua minerale. Il depuratore dovrebbe entrare a regime nei prossimi giorni, ma si prevede che passerà almeno una settimana prima che i livelli tornino alla normalità. Intanto la procura di Caltanissetta ha aperto un'inchiesta sui recenti casi di acqua torbida dai rubinetti. Vietare gli incarichi a coniugi, parenti, anche a chi frequenta abitualmente il magistrato che affida questi incarichi di amministratore giudiziario. È quanto prevede una norma sui beni sequestrati contenuta nel codice antimafia che è all'esame della Camera proprio in questi giorni. Sentiamo Gualtiero Sanfilippo. Non solo mettere regole organiche che fino ad ora sono mancate, ma porre esplicitamente dei divieti per evitare nuovi casi Saguto. Il governo Renzi ha presentato un emendamento all'articolo 13 del codice antimafia che taglia alla radice qualsiasi possibile giro di parentele e scambi di favore nell'assegnazione delle amministrazioni giudiziarie. Nello specifico, la norma impedisce di assumere l'incarico di amministratore giudiziario, coadiutore diretto o collaboratore a coniugi, parenti fino al quarto grado, affini entro il secondo grado conviventi del magistrato che conferisce l'incarico. La norma si spinge oltre i legami di parentela sino a riguardare quelli che vengono definiti commensali abituali del magistrato. Insomma, riferimenti espliciti a quanto emerso dall'inchiesta della procura di Caltanissetta sulla gestione Saguto della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo. Il caso più clamoroso tra gli altri l'affidamento di incarichi di coadiutore a Lorenzo Caramma, marito di Saguto, nelle amministrazioni giudiziarie. L'approvazione al codice antimafia, che contiene anche norme proprio sui beni sottoposti a misure di prevenzione, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il corpo senza vita di un uomo, non ancora identificato, è stato trovato lungo la scogliera di Aci Castello, in provincia di Catania. A dare l'allarme è stato un passante che ha chiamato le forze dell'ordine. Da una prima ricostruzione dovrebbe essere un italiano senza fissa dimora che abitualmente trovava rifugio ai piedi del castello. Potrebbe essersi trattato di un incidente, indagano però i carabinieri che almeno in questo primo momento non escludono nessuna pista. Torniamo a parlare della sparatoria davanti ad una banca a Palermo. Grazie all'esame delle immagini delle videocamere di sorveglianza, gli investigatori avrebbero avuto conferme sull'identità dei componenti del comando che lunedì ha assaltato un furgone portavalori davanti alla filiale di Banca Intesa San Paolo di via Leonardo da Vinci. Un colpo da 200.000 euro. Secondo gli investigatori, la banda in azione sarebbe la stessa che nei mesi scorsi avrebbe messo a segno 5 rapine. Durante l'assalto di lunedì è rimasta ferita la guardia giurata Francesco Tamburello. L'uomo è stato raggiunto da 3 proiettili e si trova ancora ricoverato in rianimazione. Non corre però pericolo di vita. E adesso cambiamo completamente argomento, parliamo della fine dei lavori lungo la bretella che aggira il viadotto Imera della A19, ceduto il 10 aprile scorso nella zona di Scillato. L'inaugurazione dovrebbe tenersi la prossima settimana alla presenza del ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio. In ogni caso sarà necessario procedere ai collaudi e alle verifiche prima dell'apertura al traffico. La bretella eviterà agli automobilisti di inoltrarsi per 38 km lungo le strade delle Madonie. Proseguono intanto i lavori di demolizione delle campate del viadotto in direzione Catania. Parliamo adesso di teatro. Esiste una parola nella lingua di Samoa che definisce coloro che sin da bambini non si identificano in un sesso o nell'altro. Fafaline vengono chiamati, un vero e proprio terzo sesso che gode di considerazione e rispetto. Nello spettacolo portato in scena in questi giorni al ridotto del Teatro Biondo di Palermo da Giuliano Scarpinato, in scena sino a sabato prossimo, il protagonista è Alex. La sua vita quotidiana interroga i suoi genitori ma anche il pubblico presente in sala. Il tema è attualmente al centro di diverse, anche accese, prese di posizione. Sentiamo.
Lo spettacolo racconta di una giornata molto speciale nella famiglia, in cui i genitori di Alex scoprono attraverso, diciamo, un asserragliamento dietro la porta della sua camera, lui si è chiuso nella sua stanza, e quale sia, diciamo, la vera natura del loro figlio e a che punto, insomma, sia arrivata nella sua evoluzione, perché scambiano, diciamo, il suo esclusivamente per un gioco, la sua, diciamo, fluidità tra il genere maschile e il genere femminile come soltanto un gioco, invece capiscono che è qualcosa di più. È uno spettacolo che io ho sempre voluto essere estremamente trasversale, destinato sia ad un pubblico di ragazzi ma anche ai loro genitori, ai loro insegnanti e a tutti quanti quelli che abbiano voglia di informarsi, confrontarsi sul tema della diversità di genere, che è un tema molto dibattuto e purtroppo spesso frainteso, sul quale circola tantissima cattiva informazione. Insomma, sappiamo bene che al momento è un tema caldo, molto polemizzato soprattutto dal cosiddetto movimento no gender, che, ecco, anche attualmente, insomma, qui durante questi giorni di replica sta notevolmente polemizzando, ecco, contro lo spettacolo attraverso WhatsApp e attraverso vari altri modi in cui si consiglia caldamente di boicottare lo spettacolo a famiglie, scuole. Questa, diciamo, è la natura dei messaggi. Io invito caldamente invece tutti quanti, ecco, soprattutto coloro che hanno questo tipo di pregiudizio nei confronti di uno spettacolo come questo, a venire al Biondo e a confrontarsi con noi. Noi alla fine di ogni replica apriamo un dibattito sempre triangolato con educatori, pedagogisti, professionisti di alto livello nell'ambito dell'educazione, ed è una bellissima occasione di scambio che trovo sia un peccato perdersi per una, insomma, censura preventiva. Ed è un invito che ovviamente vi rivolge anche la redazione del TG Med. Cambiamo argomento: non solo una camera delle meraviglie, ma anche una camera dei record. Sono stati oltre 6.000 visitatori della Stanza Blu nelle 5 domeniche, uno dei più importanti ritrovamenti degli ultimi anni a Palermo, che ora diventa anche un documentario presentato in questi giorni all'auditorium della RAI e presentato anche all'Expo appena concluso. Luca Salerno. Rimasta nascosta per oltre due secoli, scoperta sotto quattro strati di intonaco in una casa privata durante alcuni lavori di restauro, adesso la Camera delle Meraviglie può andare in giro per il mondo. E lo fa con un documentario realizzato dal regista Salvo Militello, che racconta in 10 minuti, con i testi e la voce di Alberto Samonà, la storia di uno dei più significativi ritrovamenti avvenuti a Palermo negli ultimi anni. La stanza è veramente incantevole, di relax, sono stato molto tranquillo anche con i padroni di casa. Il documentario è venuto fuori da 10 minuti circa. L'infiltrazione d'acqua aveva fatto in pratica sollevare alcuni strati di calce che oscuravano le decorazioni, e così, scrostandole, ci siamo accorti che c'erano delle scritte argento su fondo blu, ed erano delle scritte che chiaramente sembravano arabe. Chi l'ha realizzata e cosa nascondono le iscrizioni? La stanza è ancora accompagnata da tante domande senza risposta. Dalla Camera delle Meraviglie alla Camera dei Misteri è solo una questione di interpretazione dei simboli. Rimandano alla numerologia, alla magia, all'esoterismo, all'Islam e alla massoneria. Il video è stato presentato di recente all'Expo di Milano. Poche decine di metri c'è Palazzo Conte Federico, e a una manciata di centinaia di metri c'è la casa dove nacque Giuseppe Balsamo, Conte di Cagliostro. È una sorta di triangolo esoterico. La casa chiude questo triangolo. Le pareti comunque furono preventivamente ben dilavate per consentire l'adesione del colore in maniera molto tenace, ed è proprio col proposito di lasciare qualche cosa che durasse, tra parentesi, anche in eterno. Ecco, questo sicuramente era il proposito del committente. Una vera e propria meraviglia questa stanza scoperta quasi per caso a Palermo. Facciamo un'altra brevissima pausa pubblicitaria, tra poco. Non funziona il decoder. Centro del telecomando. Non si apre più il cancello. Centro del telecomando. Lo smartphone e il tablet ti sono caduti in acqua. Centro del telecomando. Si bloccano i tasti del climatizzatore. Centro del telecomando. Vuoi recuperare i dati del tuo cellulare? Centro del telecomando. Troppi telecomandi? Meglio uno solo più piccolo.
Centro del Telecomando. Da 50 anni soluzioni veloci ed economiche. Riparazioni, duplicazioni, sostituzioni chiavi e radiocomandi anche codificati. Devi cambiare a vista e cover della chiave della tua auto? Semplice! Centro del Telecomando. A Palermo, via Tommaso Gargallo 14, tra via Libertà e via Marchese di Villa Bianca. Info 091 30 29 40. Spossing Tour arriva con un'unica tappa a Palermo, nel prestigioso Grand Hotel Wagner. Tre giorni dedicati interamente ai futuri sposi con eleganti spazi espositivi con tutte le tendenze e novità del settore. Kermesse ricca di grandi novità, momenti di spettacolo, delizie per il palato, dulcis in fundo, defilé moda sposa. Vi aspettiamo numerosi al Grand Hotel Wagner, in via Wagner 2 a Palermo. La burocrazia è un problema. A Palermo è un piacere affrontarla. Con il nuovo Ufficio IN, azienda accreditata dal Comune di Palermo. Ci occupiamo di servizi amministrativi del Tribunale, richieste e ritiro sentenze civili e penali, cancellazioni blacklist. Da noi trovi punto internet gratuito per la clientela, cartolibreria, articoli da regalo, fotocopie e fax. Siamo a Palermo, in via Pagano 18, accanto al Tribunale. I nostri servizi sono soddisfatti o rimborsati. Benvenuti in Casa Vialdi, azienda leader nei sistemi di riposo a tecnologia avanzata. E leader nella convenienza, grazie all'innovativa promozione Libera Scelta. Per un periodo limitato e fino ad esaurimento scorte, potrete scegliere allo stesso prezzo il materasso in puro lattice oppure quello in memory. Con soli 349 euro più spese di consegna, avrete indifferentemente l'uno o l'altro. Vialdi. Tecnologia, innovazione, assortimento e convenienza. I nostri quattro assi per garantirvi sempre un acquisto sicuro. Continua la serie dei robot su Med 1. Da lunedì a sabato alle 14.20 e alle 20.30. La domenica, tutte le puntate della settimana, dalle 20 alle 22. Primo giorno di lavoro per Davide Ballardini, tornato dopo sei anni sulla panchina del Palermo. Per il presidente Zamperini era ormai inevitabile l'esonero di Iachini. Si riparte da un nuovo sistema di gioco puntando tutto su Alberto Gilardino con Luca Tutone e Gianluca Rubino, il TG Med Sport. Lo sport è offerto da Fratelli Contorno dal 1916. È una serata per me triste perché lasciare a casa dopo una meditazione di tre giorni un amico come Iachini è ancora un trauma che devo digerire, non è una decisione facile. Ritengo mio dovere prendere nelle decisioni da presidente e da imprenditore nell'interesse del Palermo Calcio, come ho sempre fatto, sia nelle cose buone che negli errori. E il mio giudizio e la mia decisione è stata lunga, ponderata, supportata da tanti consulenti a cui ho chiesto com'era il Palermo in questo momento e da una situazione interna del Palermo che mi preoccupava moltissimo perché la zona retrocessione, pur con la partita vinta domenica, è a tre punti, ma se noi non avessimo vinto la partita domenica come il gioco del Palermo sul campo avrebbe meritato, ma il calcio per fortuna c'è anche la fortuna che questa volta è arrisa a noi, naturalmente saremmo ancora in zona retrocessione piena. Ripeto, mi dispiace tantissimo per Iachini, che farà sicuramente bene. Io quest'anno non ero in sintonia, la società non era in sintonia con lui, ma ancora da quel giorno che alla fine del mercato fece quella uscita sui media dove diceva lui che non era assolutamente contento della campagna del Palermo, che il Palermo era una squadra scarsa e avere un allenatore che non crede nella propria squadra non è consono alle mie abitudini. Io considero il Palermo non una squadra scarsa, non una squadra top, tant'è che a gennaio interverrò sul mercato per prendere altri tre elementi, quattro, di qualità superiore per migliorarla, ma ritengo una squadra a livello del Genoa, della Sampdoria,
pur mancandoci le punte che hanno loro, perché Gilardino non è un brocco, e quando rientrerà il nostro Djurkovic è un'altra punta importante, e ne arriverà sicuramente un'altra. Svegliarsi da disoccupato e andare a letto da allenatore del Palermo. È quello che è successo a Davide Ballardini ieri, quando dalle 9.37 è divenuto ufficialmente per la seconda volta nella sua carriera tecnico dei Rosanero. Ballardini subentra a Giuseppe Iachini, esonerato dopo poco più di 2 anni e 88 gare alla guida del Palermo. Il rapporto tra Iachini e Zamparini si era incrinato nelle ultime settimane, sino alle dichiarazioni pesanti rilasciate dal patron dopo la sconfitta con il Napoli. Dopodiché una settimana dura con la sconfitta contro l'Empoli e la vittoria con il Chievo, che comunque non è servita a Iachini per mantenere il posto. Si riparte da Davide Ballardini, chiamato a prendere per mano una squadra che dovrà condurre alla salvezza, una squadra che ripartirà dal 12° posto e dai 14 punti sin qui ottenuti in stagione. Ballardini bis, si può riprendere. Per TG Med Sport, Gianluca Rubino. Prediligo i giocatori di qualità a centrocampo, anche con i terzini, insomma mi piace avere tanti giocatori che hanno, diciamo così, quando hanno la palla hanno padronanza nella gestione della palla, loro insieme ai propri compagni. Quindi questa è l'idea per me, avere tanti giocatori, e io credo che il Palermo ne abbia di giocatori interessanti, avere tanti giocatori che quando hanno la palla sono bravi nella gestione insieme ai propri compagni. Detto questo, è fondamentale che i giocatori capaci siano i più bravi anche a fare la fase difensiva. A parer mio, il Palermo ha tanti giocatori bravi, forti nella rosa. Tutta questa forza che io credo abbia il Palermo la dobbiamo mettere per fare bene, molto bene le due fasi di gioco. Loro impareranno a conoscere noi impareremo a conoscere loro. Siamo convinti di essere persone per bene, serie, competenti, capaci, abbiamo una gran voglia di lavorare, quindi faremo, diciamo così, daremo a loro tutto questo, come siamo fatti, le idee che abbiamo e il lavoro che vogliamo svolgere insieme a loro. Chi mi ha preceduto non è certamente stupido e sa mettere i giocatori al posto giusto, e non ha fatto bene ma ha fatto benissimo il suo lavoro. Quindi dopo ognuno di noi, diciamo così, ha il suo credo. Gilardino è un giocatore che è bravissimo se uno va sul fondo, e lui è bravissimo ad anticipare il difensore, scusate, o a staccarsi, comunque è ma non è bravo a fare solo quello. Gilardino è bravo anche a legare il gioco, è bravo anche a buttarsi negli spazi al tempo giusto. Quindi direi che è un giocatore che ti dà tanti spazi per tante, diciamo così, varianti o alternative nel muovere la palla. Gilardino è buono a fare un po' tutto, a parer mio, quindi contenti di avere Gilardino. Anzi, l'ho inseguito per un po', ecco. Ero al Genoa, dopo sono andato via, lui è andato al Genoa. Era al Bologna, lui è andato via, io sono andato, porco in Genoa, dicevo, porca, poi avevo sempre... Quindi sono felice di avere un giocatore così. Sì. Il Bar La Cassatella porta la bontà tutta artigianale di elevatissima qualità da Castellammare del Golfo a Palermo. Cornetti, brioche, mignon salati, espressi al giorno, oltre la pasticceria. Le cassatelle di ricotta e pistacchio di Bronte. Bar La Cassatella, via Emilia 77, Palermo. Lo sport è stato offerto da Fratelli Contorno, dal 1916. La burocrazia è un problema. A Palermo è un piacere affrontarla. Con il nuovo Ufficio IN, azienda accreditata dal Comune di Palermo. Ci occupiamo di servizi amministrativi del Tribunale,
richieste di tiro, sentenze civili e penali, cancellazioni, blacklist. Da noi trovi punto internet gratuito per la clientela, cartolibreria, articoli da regalo, fotocopie e fax. Siamo a Palermo, in via Pagano 18, accanto al Tribunale. I nostri servizi sono soddisfatti o rimborsati. La Termogiolli Illuminazione, azienda leader da oltre 40 anni a Carini, presenta l'Elettrica Carinese, che da anni si occupa del settore elettrico. Apre il nuovo reparto di materiale idraulico, oltre ad un fornitissimo reparto di illuminazione per interni ed esterni. Vi aspettiamo a Carini, all'interno del palazzo della Termogiolli, strada statale 113. Aperti da lunedì al sabato pomeriggio, dalle 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. Per info 091 893 3035. On your hand. On your heart.